Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questa nuova live. Allora, siamo di nuovo qui insieme oggi, ragazzi, e facciamo un po' il punto della situazione. Intanto festeggiamo una candela verde che su i mercati oggi praticamente è più rara che mai. E poi, a parte questo, ragazzi, oggi parliamo anche un po' della questione DeFi, SeFi, perché moltissimi mi fate queste domande. Allora, mi arrivano domande su email, ne abbiamo parlato, ne discutiamo su Academy e tra le altre cose anche sui commenti dei video YouTube, dove mi fate tante domande. La domanda più comune però in questi ultimi periodi è proprio quella legata al fatto di cosa faccio con la SeFi, quindi con SeFi e DeFi, quindi con tutte quelle che sono le gli investimenti messi in queste su queste, diciamo, tipologie di protocolli, se si parla di DeFi, oppure aziende, se si parla di SeFi, li tolgo, non li tolgo, conviene, non conviene, eccetera, eccetera. Allora, intanto benvenuti a tutti, poi ovviamente parleremo anche un po', come sempre, dei mercati, andiamo a vedere un po' di questioni legato a questa fase, per capirci, diciamo, fase in via terminale, diciamo così, o meno. Ci sarà un po' molto da dire e cercherò anche di darvi qualche consiglio in pratica di la sostanzialmente relative a una dei tips, ecco, su dove è possibile, secondo me, in termini un po' non free rischi, quindi non low rischi, però con rischio controllato, andare a mettere quelle che sono le in pratica le nostre cripto che ancora abbiamo in hold, anche se io sapete bene che non amo questa cosa. Va bene, allora, ciao a tutti intanto e bentornati, ok? Va bene, allora, ciao. Intanto, quanto, se oggi siamo un po' di meno del solito, vedo, quindi dobbiamo aspettare, forse perché è martedì assolato, tra l'altro si muore di caldo. Allora, saluti al Tibet, io direi che Tibet sei nel posto migliore perché, diciamo, qua da noi si muore di caldo, va bene. Ciao Enrico, ciao a tutti gli altri come sempre ragazzi e benvenuti. Ok, va bene. Allora, Rob, ci sono rimasto hold con il 5% del mio capitale su una posizione aperta a 15K, iniziai a vendere a 56. Parli di Bitcoin, quindi diciamo siamo sì, sicuramente... Hai fatto bene. Potresti notificare su Telegram quando sei in live, c'è scritto l'orario della live quando parte, quindi è quello l'orario, è scritto su Telegram. Allora, ciao Claudia, anche a te numero uno, anche a te, sa, questo lo posso dire così, quando lo dici così, quando si prova il microfono, però vabbè. Allora, ragazzi, andiamo un po' al succo della situazione e iniziamo a fare un po' il briefing di quello che secondo me sono un po' le questioni del momento. Quindi andiamo intanto su DeFi Llama, così ci andiamo a vedere che cavolo sta succedendo e poi ci facciamo un po' il clou della situazione. Intanto... un grafico che definirlo pauroso è proprio quella della TVL della DeFi. Ok, allora, quali indicatori l'analisi volumetrica prediligi? Nessuno sulle criptovalute, perché l'analisi volumetrica sulle cripto è terrificante, in quanto ci sono una serie di problemi proprio sulle cripto, parlo. Il fatto della mancanza di regolamentazione sui volumi fa sì che quello che tu vedi è una immagine solo dell'exchange che stai utilizzando, quindi non è intanto reale, perché i volumi sono scambiati anche su altri exchange, non sono accumulati, quindi non vedi un reale exchange di volume. E poi c'è un problema che c'è proprio vecchio, di cui ho fatto veramente tanti video,
anni fa, magari più o meno, cioè il fatto che esistono i robot o i bot market makers negli exchange, quindi la stragrande maggioranza dei volumi che vedi, anche in alcuni exchange piccoli, anche il 70% dei volumi è creato da macchinette, quindi non vedi dei volumi veri. Questo fa sì che l'analisi volumetrica per quanto riguarda il mercato delle cripto è estremamente imperfetta, al punto tale che io prediligo non utilizzarla proprio, perché in pratica vado a vedere un dato falsato, questo è il discorso, quindi a me i dati falsi non mi piacciono, sono un analista quantitativo, quindi per me la pulizia del dato è la cosa fondamentale. I volumi nelle criptovalute sono tutti falsi perché non sono dati puliti, dati che si definiscono appunto tecnicamente dati puliti appunto. E quindi magari danno delle indicazioni che grossolanamente possono essere anche simili a quelle che darebbero i volumi più puliti, però perché vado a mettere, quando ci sono mille altre cose da guardare, andare a utilizzare un indicatore che si basa su un dato sporco e imperfetto, pieno di problemi. Sicuramente i volumi non sono comunque un qualcosa che ti cambia il tuo trading o le tue strategie, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi neanche si usano, per esempio nei trading system non si usano quasi mai, insomma non ti cambia la vita, quindi andare a prendere sulle cripto, lo so, se ti trovi bene tu usali ovviamente, ma al di là di questo insomma è un po' così. Allora torniamo a vedere la ciclica. Sì, poi la andiamo a vedere. Ciao Fiocco, intanto grazie a quello che fai, sei sempre coerente, preciso, lucido, grazie Teo. Teone 13, non cerchi di vendere fuffa, soprattutto non dici quello che la gente vuole sentirsi. Grazie a te, sono uscito in perdita ma non mi sono beccato il mega dump almeno. Allora mi fa piacere, ovviamente non seguire mai quello che fanno gli altri, ma ragiona sempre con la tua testa, e questo è fondamentale, perché solo tu puoi sapere quello che è giusto per te, nessuno di noi lo sa, però le analisi erano quelle, quindi diciamo sulle analisi allora siamo d'accordo, però non seguire mai e non copiare soprattutto mai, ok? Quindi fatti sempre una tua strategia. Ciao Gianluca, per chi è con la testa sott'acqua e con media BTC intorno ai 30k, consigli di ridurre la volatilità chiudendo le posizioni e aspettare la chiusura dell'annuale che mi sembra puntuale, puntare ai 15 per poi ritentare, così un po' l'FMIA. Ciao Gianluca, allora cosa succede quando il mercato ti mette in questa situazione e perché nei mercati finanziari la logica di non ragionare prima sulle cose non paga? Ecco per il motivo per il quale quando andiamo a fare delle analisi io, ragazzi, vi porto sempre più ipotesi possibili, cioè se non è una è l'altra, o l'altra che sia, di solito sono due, perché ci prepariamo a quello che potrebbe essere. Se non lo fai, ti mettono con il rotolino del pollo arrosto e ti fanno girare come stai girando in questo momento. Cioè, in pratica, non hai via di fuga, non esiste una via di fuga. Come ti muovi? Muovi, così dice da me, tu sbaglierai e in un modo o nell'altro ti prendono tutto quello che possono. Cioè, ti hanno messo in una gabbia. Perché il mercato funziona in questo modo, quindi o ragioni a prevenire oppure ti mettono come il pollo arrosto a girare nel forno. Se ti va bene hai avuto fortuna, se ti è andata male invece stai lì girando. Non c'è nessun modo di rispondere a questa domanda, perché questa è una domanda che si basa sulla assenza di strategia. Intanto questo, magari se c'è qualcuno di voi che ha fatto i miei corsi qui sta già ridendo, perché domande del genere sono proprio state analizzate proprio nel corso, perché ragazzi non si può dare una risposta a un qualcosa che non ha un piano strategico, cioè un trading plan. Se tu hai un trading plan, la risposta giusta è segui il tuo trading plan, cioè quello che tu hai fatto quando hai aperto questa posizione. Tutto il resto è sbagliato, perché bisognerebbe analizzare il perché hai aperto la posizione, qual era il tuo time frame, qual era il tuo obiettivo, qual era la strategia che hai utilizzato, perché sei entrato, qual era il tuo stop loss, perché non l'hai rispettato, che scadenza avevi. Cioè tutte quelle che sono le strategie, ragazzi, che non sono legate al trading, e lo ribadisco ogni giorno qui praticamente, ma sono legate agli investitori, ragazzi, perché una strategia di holding è comunque una strategia. Voi dovete avere sempre idea di dove uscire e quanto uscire. Se non lo fate,
vi trovate ingabbiati. Quindi non c'è nessuna risposta. Cosa farei io personalmente dipende anche dalla mia personalità. Io preferisco essere fuori dalle fasi di rischio e perdere poi magari rientrando a prezzi alti. Però magari tu non è così, capito? Quindi questo è soggettivo, non c'è una soluzione. Mi dispiace non darti una risposta, ma è impossibile. Qualsiasi cosa ti dico è impossibile. Se sei dentro, studia la tua strategia, segui la strategia iniziale, non ti fare condizionare dai mercati. Sei rientrato per fare delle cose e avevi uno stop loss, non so, a $10,000, usa quello stop loss. Cioè, non cambiare strategia in corso d'opera, studia poi e così non sbagli la prossima volta e ti trovi preparato, va bene? È fondamentale. Intanto Massi dice, sto seguendo le lezioni del 2.0. Sì, grazie Massi. Sì, è figo, il 2.0 è uscito meglio dell'1. È un bel corso, cito, mi piace molto. Allora Mauro, ma l'ETF di Grayscale su BTC, se viene approvato il 6 luglio, secondo te come farebbe reagire il mercato considerando che il ciclo annuale di BTC chiuderebbe a metà agosto? In nessun modo, come ben sai, perché l'approvazione di un ETF, io credo che il mercato ormai se l'aspetti. Il problema è che in un contesto, ragazzi, di bear market, ciclicamente un contesto down, tutto quello che esce fuori viene preso sempre dal lato sbagliato, quindi l'ETF l'hanno approvato, non abbiamo più niente, non si è posto il mercato, vendi, ok, così, cioè inventandosi queste cose. Poi magari il pampettino lo fa di mezz'ora, di qualche giorno, però in linea di massima, Enrico, tu lo sai che io non sono un trader legato alle news, quindi. Raga, su FTX vi fa vedere i grafici in questo momento, ho un problema mio, lo sai che non ci sono andato, tra l'altro la maglia di FTX oggi, ragazzi, vi lascio il link in descrizione, ma perché anche ne dobbiamo parlare di FTX per una cosetta che mi è piaciuta molto e che è molto utile in questo momento, vi devo dire la verità, la sto anche utilizzando, quindi intanto vi scillo il mio link referral con i $10 in regalo per voi, se non avete FTX, link in descrizione, ragazzi, $10 gain in regalo. Ci comprate una pizza, neanche ormai più o meno, eccetera, e poi ne parliamo perché ha un servizio, ha unificato i servizi di FTXX Blockfolio con quello che è FTX Pro e ci consente di creare delle rendite appunto per sopperire al momento attuale della questione DeFi, eccetera. Comunque sì, ne parliamo, dai, facciamo così, ne parliamo direttamente, direttamente di questa roba. Intanto vi faccio vedere il grafico della SeFi DeFi e poi spariamo gli ultimi 20 minuti con delle analisi cicliche su Bitcoin e le risposte alle vostre domande. Così, insomma, ragazzi, facciamo una super live anche questa volta. Allora, il grafico peggiore mai visto è proprio questo, ragazzi. Il significato è molto evidente, cioè il crollo veramente imponente della total value locked della DeFi. Allora ragazzi, questo è veramente il significato, abbiamo raggiunto più o meno un massimo intorno ai 252 billion, adesso siamo arrivati a 75 con una perdita di liquidità per questo mercato pari a circa 177 billion, che in pratica ragazzi dovrebbero essere, se non erro, intorno sì, più o meno 70%, ok, quindi la liquidità nel settore della DeFi è crollata del 70%, questo per due motivi, uno principalmente per il crollo degli asset, del valore degli asset, due per le fuoriuscite di liquidità, per il pericolo, insomma, quel che sia. E insomma ragazzi, la questione non è molto buona perché come vedete, tra le altre cose, non è che ci sia un cambio trend qui, quindi adesso bisogna aspettare chiaramente, ma qualora dovessimo andare in un ulteriore shock del mercato dovuto alla chiusura del ciclo annuale, ma sappiamo insomma anche la questione Arthur Hayes di cui abbiamo parlato, che lui dice che alla fine di giugno, primi di luglio incomincia a scendere insomma ancora più importante, in maniera più importante del mercato. Poi stamattina ero in live su Binance, il canale loro di Telegram, ragazzi, e ne parlavamo proprio perché
ho spiegato che la questione dei tassi di interesse della Federal Reserve non è minimamente risolta, cioè non è che noi abbiamo non è che la Fed è riuscita a controllare l'inflazione, cioè non si sa niente su questa cosa, siamo nel buio più totale. E questo significa che in una situazione del genere ancora 6-8 mesi ci vuole per capire che succede nel mondo. E insomma, ragazzi, siamo arrivati a questo livello, quindi questo settore probabilmente con un ulteriore sbarione si dimezzerà ulteriormente, la TVL probabilmente riattestandosi a valori pre zona 2021, quindi intorno ai 20 billion se le cose vanno proprio male, ragazzi, ok? Questo la dice lunga su questo settore, che prende il suo più grande schiaffo, che ci sta, è anche giusto per imparare ad essere migliori, quindi probabilmente è un settore che ha bisogno veramente di rivedere tante cose. E come vedete, tra le altre cose, l'intera capitalizzazione praticamente della DeFi è data da Ethereum e BSC, un po' c'è Tron e Avalanche qui, ragazzi, poi abbiamo ovviamente Others, ma Others non conta, Solana, però in sostanza con due chain siamo intorno al 53 su 75, quindi sono 53 su 75, il 70% della DeFi lo fanno le chain di Ethereum e BSC. Questo è un po' il discorso, poi c'è anche Tron, se aggiungiamo Tron in pratica arriviamo all'80% e poi il restante, quindi in sostanza, ragazzi, è diventata un po' monotematica la questione della liquidità. Perché la liquidità è importante? Perché nella risposta alla domanda quali sono i protocolli o la DeFi è pericolosa, ragazzi, la risposta riprende un vecchio video che avevo fatto tempo fa, dove vi dicevo i livelli di rischio, i gradi di rischio del detenere le vostre cripto non in wallet con il KYC sul leggerino, qui leggerino, ok? Non detenerle lì, ma farle girare per creare rendita. Intanto rendita, il rischio deve essere appagato alla rendita, e io continuo a dirvi, ragazzi, che in due anni che utilizzo la DeFi, di vero rendimento, cioè quello vero, quello stabile, costante, continuativo, l'ho ottenuto solo sulle DeFi, mentre invece il rendimento delle DeFi in un modo o nell'altro, per giochini vari, è sempre sfumato poi a un certo punto. Questo è significativo anche del fatto che questo tipo di settore deve lavorare tantissimo anche su questo, perché non solo non offre rendimenti estremamente sostanziosi rispetto agli altri settori, ma è anche sono rendimenti anche finti nella stragrande maggioranza dei casi, perché vengono pagati ad esempio in alcuni token che poi perdono, si dimezzano di valore, perdono il 90%, poi c'è il blocco, poi provate a toglierli, vi fanno pagare commissioni inventate, un giorno le mettono dentro una parte, un'altra, poi è macchinoso sempre il meccanismo, quindi in un modo o nell'altro questo è un settore che aveva necessità proprio del bear market per sfoltire veramente tutto, come in effetti sta dicendo il giardino del fu, svoltire tantissimo e soprattutto dare un senso a un settore che di senso non ne aveva proprio, perché da investitori andare a posizionare del capitale su protocolli rischiosissimi e tra le altre cose ottenere dei finti rendimenti per X tempo, che poi venivano mangiati da giochini vari e commissioni implicite, è il classico atteggiamento che facevano le banche quando vi davano i rendimenti dei piani d'accumulo, scordandosi di dirvi che pagavate 10 euro di commissioni ogni quota del pack di 50 euro, quindi pagate il 20% di costo. Allora, questo è il discorso, il giochino vecchio come veramente il mondo, e però moltissimi non lo sanno, e quindi quando stanno dentro questo è un settore che insomma ha bisogno di rivedersi proprio tantissimo, ragazzi. Ancora adesso io sono rimasto dentro con dei token su alcune cripto in DeFi che poi non ti danno, che ti escono fuori, il mercato intanto crolla, non hai flessibilità.
No, no, per me è no, come si suol dire, una tecnologia interessantissima, probabilmente il futuro, ma ancora anni luce avanti, indietro, scusate, da quello che è necessario a livello proprio di utilità per gli investitori, ok? Siamo veramente anni luce dietro, quindi c'è tanto da rivedere qui. Però c'è la questione legata al fatto che, tra le altre cose, questi tipi di protocolli in questo momento non hanno neanche una funzione nella vita reale, perché sono dei castelli di carta. Ok, le sperimentazioni, però rimane l'esperimentazione in un contesto di bear market. Non può portare un protocollo del genere ad avere capitalizzazione di billion, ragazzi, ma una sperimentazione la si fa con qualche milione di dollari e non certo con capitali di questa levatura, che poi sono in sostanza gestiti dalle stesse aziende che creano comunque la chain per farla stare in piedi e tanti altri giochini. Quindi, in un modo o nell'altro, sono dei mercati in questo momento che sono stati lanciati. Quindi la DeFi probabilmente ne uscirà vittoriosa da questo macello del bear market, ma ne usciranno veramente devastati i protocolli. Ed è giusto così, ragazzi, perché devono cambiare proprio metodologia, cioè devono cambiare interfacce, devono cambiare mindset di approccio, devono essere rivolti più agli investitori e meno agli scam, perché questi sono dei protocolli che necessitano di essere utili per le persone che li vanno a utilizzare. Siamo di gran lunga lontani da questa cosa, quindi c'è tanto da fare, però c'è anche tanto spazio, e questo è anche il bello di questo mondo, ragazzi, perché secondo me nei prossimi 10 anni magari si può vedere qualcosa di questo tipo uscire fuori e dare valore o essere utilizzata poi nel mondo reale. Allora, per quanto riguarda la questione legata poi invece alla parte informatica, grandissima invece stima da parte mia per le sperimentazioni che vengono create. Quindi bisogna sempre distinguere, ragazzi, nella DeFi quello che è il lato informatico, tecnico, e quello che è il lato investing. Dovete discernere proprio le due cose. Lato investing, questi strumenti sono dei bidoni colossali, ok? Giusto per usare un termine molto acuto. Lato sperimentazione, innovazione e tecnologia e invece sono fantastici, perché praticamente esplorano in maniera creativa delle innovazioni su un settore, quello finanziario, che è immobilizzato da 100 anni. Quindi è la prima volta che si può andare a cercare di innovare e inventarsi della roba in un settore che praticamente nessuno poteva metterci mano finora in nessun modo. Quindi lato innovazione, creatività, il top del top. Lato investing, bidone da 300 libri, perché non sono gestibili in nessun modo per fare degli investing di un certo tipo. Poi chiaramente ci sono i protocolli di altissimo profilo, che sono i più liquidi come sempre, e sicuramente quelli cambieranno le regole. Per esempio abbiamo visto tante cose avere ancora valore, come Curve, per esempio, che state già citando, Pancake, la stessa cosa, Uniswap, assolutamente, i DEX, per esempio. Io sui DEX la vedo diversa rispetto ai protocolli, perché i DEX non sono investing, i DEX è un exchange. Quindi per me il DEX è già più maturo rispetto a quello che invece è il lato investing DeFi. Perché il DEX deve solo scambiarti una cripto con un'altra cripto, e lo fa in maniera decentralizzata, però è più semplice da gestire. Però anche sui DEX manca un'interfaccia grafica, manca la possibilità di vedere un grafico, cioè nessun DEX attualmente può fare concorrenza a un CEX, nessuno, perché mancano proprio gli strumenti per i trader. Quindi sono degli exchange, come poteva essere l'exchange all'aeroporto che vi cambia la cripto. Questo è il discorso. Allora, questi tipi di protocolli che stai citando, Curve, Pancake, Uniswap, non sono bidoni, no? Assolutamente. Però dico, lato investing, non il protocollo, ripeto, non è la tecnologia essere un bidone, è il servizio per il lato investing.
che è un bidone, perché non si può fare rendimento con delle PY che vanno dal 8000% un giorno al 0,3% tre giorni dopo, ragazzi. Dovete comprendere queste cose, okay? Non è, cioè, sono palesemente delle follie totali e tra le altre cose nessuno guadagna da questa roba, perché vi bloccano i capitali, poi vi danno i token loro che si svalutano del 90.000% e nessuno guadagna poi niente. Cioè, il farm and dump continuo, funzionano solo con i bot che praticamente prendono, farmano e dumpano. Guardate Kronos, per esempio. Io voglio capire chi ha guadagnato $2 dallo stake di CRO. Parliamoci chiaro, cioè, questo è il discorso nell'ultimo anno, ma anche nell'ultimo anno prima, dagli stake dei token su ERC20 di Ethereum, ragazzi, chi ha guadagnato qualcosa, perché quando siete andati a prenderli le fee erano stellari, non si poteva uscire in nessun modo. Quindi prima struttura della DeFi praticamente hanno guadagnato solo le balene, seconda struttura della DeFi non ha guadagnato nessuno, neanche le balene, e hanno guadagnato solo gli scammer. Il problema è, ragazzi, che se io vado a creare dei servizi che devono essere pro investitori, e a questi investitori non riesco in nessun modo a garantirgli un rendimento accettabile, superiore magari a quello di una SeFi, superiore a quello di un ETF, allora che cavolo stai facendo? Cioè, insomma, bisogna comprendere questo concetto. Quindi lato innovazione, il top del top, te lo ripeto. Lato investitore, bidoni colossali, perché se tu non sei in grado di dare a un investitore il rendimento giusto, superiore a un ETF, per dirti, dei mercati di S&P 500 o di Nasdaq, non quello di quest'anno, però insomma, o di un'obbligazione, un titolo di Stato, per dirti, allora scusami, che cosa vuoi innovare? Cioè, perché il concetto di fondo è qual è questa innovazione? Quindi perché questa cosa qui? Perché il lato servizio è troppo, troppo indietro ancora. Questo è il discorso. Quindi c'è, cioè, in questo momento è un'attenzione forte solo sullo sviluppo delle strutture, ed è normale che sia così. Poi si andrà ad accentrare l'intenzione invece su quelle che sono i servizi, quindi la parte finale, quando le strutture saranno stabili, quando ci sarà tanta liquidità, però magari faranno concorrenza i protocolli di cui si ci può fidare, andando a garantire dei rendimenti che sono concorrenziali, eccetera, un po' come le banche, la stessa cosa. Quindi il discorso è legato al fatto che questo è un settore straimmaturo e ha bisogno di tanto tempo. Il bear market lo aiuterà tantissimo, perché il bear market spazza via tutto quello che non serve a niente e dà spazio a chi vuole creare veramente valore di crearlo, perché scammer in un bear market non tanto, ragazzi, e invece chi vuole creare tanto valore avrà spazio di manovra, quindi si potrà inserire. Io sono favorevole da questo punto di vista. Allora, come procedere con le questioni legate alla DeFi? Chi ha la roba in DeFi, intanto quali sono i rischi, eccetera. Allora, ordine dei rischi dal mio punto di vista, in base a un punto di vista, a un'opinione da investitore, quindi non parlo di rischi tecnici, in termini informatici intendo, ragazzi, ma da investitore, per me il livello di rischio è chiaramente Ledger, che è rischio free rischi, diciamo, sulle cripto, cioè rischio mercato, se avete cripto, oscillazione del valore delle cripto. Non mi piace neanche Ledger, vi dico francamente, perché reputo leggere estremamente vincolato da una serie di cose che, per quanto ci aiutano da un punto di vista di tutela delle nostre cripto, ci limitano invece a quelli che sono dei rischi di mercato, di magari swappare alcune volte il Bitcoin, o che sia, insomma, dei smart contract vari in stable. E questo è significativo, ragazzi. Quindi non è che il Ledger, non esistono solo i rischi che vi rubano e vi hackerano, esistono anche i rischi di mercato, e avere delle cripto tutte, per esempio, su un cold wallet che voi non riuscite a velocemente a utilizzare, perché magari siete in vacanza sotto l'ombrellone e non ce l'avete questo, o col computer, c'è il rischio che non avete velocità. Quindi, diciamo, secondo me sul cold wallet vanno depositati solo quelle cripto, ragazzi, che veramente non avete nessuna intenzione di vendere per i prossimi 77 anni. Questo è il discorso. Per il resto preferisco comunque ancora i software wallet per fare magari operazioni più veloci. Quindi, al di là del wallet, poi abbiamo gli exchange, quindi come gradazione di rischio, più rischiosi dei wallet.
Dopo gli exchange abbiamo le SeFi, ragazzi. Dopo le SeFi, la DeFi. Dopo la DeFi, tutte quelle che sono le speculazioni DeGen. Vi ho fatto già questa graduatoria a livello di rischio. Quindi, se detenete le vostre cripto in a partire da sotto in strumenti DeGen, che sono per esempio cripto emesse da protocolli dove voi avete bridgiato le vostre cripto, le avete messe in stake e poi avete in pratica, vi danno le cripto loro che sono i corrispettivi di quelli che avete depositato, le piattaforme di lending e tutto il resto, è un pochettino più rischioso della DeFi semplice. La DeFi semplice è il classico LP, quindi un poco più rischioso. Poi abbiamo gli LP che sono comunque rischiosissimi, questo lo si sa, a prescindere, e poi ci sono le SeFi invece meno rischiose. Perché le SeFi sono comunque rischiose? Perché a prescindere che date i vostri cash a persone esterne, a team esterni, c'è anche un problema legato al fatto proprio di mercato. Anche le SeFi investono su DeFi spesso e volentieri, e quindi insomma c'è da rendersi conto di queste cose. Gli exchange di meno, ovviamente che siano sempre exchange di un certo livello, perché è più semplice guardare per esempio la liquidità su un exchange e capire se ne vale la pena o meno. Quindi vi dico la mia, ragazzi. Allora, in un periodo di bear market, intanto io sono fuori dalla DeFi, se non per pura sperimentazione di alcuni protocolli che mi interessano, quindi solo per fare dei test. Sono fuori dalla DeFi da prima di gennaio, perché non serve a niente, ve l'ho detto prima. Mi sono reso conto che soltanto mettere delle stable coin poteva darci un vantaggio. Poi ho fatto degli esperimenti col CRO, ho fatto un sacco di video, ho usato quella piattaforma con Tectonic, insomma tutta la struttura che stava facendo Crypto.com. Anche lì non mi è piaciuta niente, perché commissioni elevatissime, tutte incentrate su CRO, un giocattolino, si vedeva comunque immatura molto rispetto anche a BSC stesso, aveva bisogno di tante cose da lavorare, ve ne ho parlato un sacco di volte. Anche lì mettere in reddito i CRO, comunque il tasso di rendimento del CRO era troppo basso, questo 10% che poi svariava, pagato in token delle piattaforme, diciamo, insomma ragazzi, giocare, divertirsi, sperimentare è una figata, perché vediamo delle cose, però i capitali seri, quelli seri, non si mettono in questa roba perché non si capisce niente, proprio questo è il concetto di fondo, quindi è il problema proprio radicale di questo tipo di settori. Si basano troppo su capitali cripto, presenti in cripto. Infatti, appena si sono deprezzati i prezzi delle criptovalute, il 70% del valore della DeFi se n'è andato, ragazzi, perché nella DeFi non ci sono capitali istituzionali di livello. Questo è il discorso. Non ci sono. Ci sono quelli sperimentali, che magari qualcuno dice, ok, io ho 10.000 bitcoin, ne metto 100, le ha. Questi ci sono, ragazzi, però non credo che un investitore istituzionale che non detiene cripto si metta con i propri dollari in un settore come la DeFi. Questo è il discorso. Poi può essere che qualcuno c'è, ma in ogni caso è una minima parte. Questi capitali sono quasi tutti capitali di persone che avevano cripto, sono diventate miliardarie con i pump delle cripto e li hanno messi a farmare in DeFi. Quindi secondo me più o meno questo è la morale della favola. Sostanzialmente, quindi, io sono uscito da tutti i protocolli della DeFi, escluso quelli che utilizzo per sperimentare, come vi dicevo, e mi sono focalizzato addirittura sul togliere negli ultimi 2 mesi anche le stablecoin dalle chain che non erano Hash20. Quindi in pratica ho soltanto spostato, alla fine ho tolto tutto quello che c'era, mi è rimasta solo una cosa su Curve, giusto per capirci, che sono stablecoin, e sposterò anche quelle, le tolgo e le metto su Hash20, ragazzi, in stablecoin. Morale della favola, questo qui. Allora dici, non ho rendimento. Benissimo, ma il rendimento della DeFi in questo momento praticamente non c'è. Perché se io vado a mettere le mie stable su protocolli della DeFi, che non so se restano in vita, tra virgolette, o meno, è un altro specchietto per le allodole, ragazzi. Tant'è vero che questo problema esiste anche in SeFi, infatti ora ne parliamo anche della SeFi,
Quindi in sostanza il trade-off in questo momento è comprendere quanta parte devo mettere a rendita e quanta parte nel clou di un bear market è meglio che la tengo ferma. Tanto tempo fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, nessuno di noi si immaginava di poter togliere dei bitcoin e darli a una piattaforma di DeFi. Darli a una piattaforma di DeFi era proprio inimmaginabile per il livello di rischio, ragazzi. Nessuno di noi voleva perdere BTC, nessuno di noi voleva dare le criptovalute fuori dai nostri wallet. Figuratevi fare tutti questi giochini. Allora, sicuramente già è stato fatto un passo avanti, cioè l'idea della rendita, di creare le rendite. Però secondo me bisogna un po' attendere e io comunque utilizzerò nei prossimi mesi solo Chain Ethereum e al massimo Polygon. Però anche su Polygon, ragazzi, proprio l'ultima volta che ho fatto un'operazione, la liquidità anche nei DEX è bassa. E questo è il discorso, è bassa. Lo so che voi pensate che sono miliardi, milioni di dollari per un mercato. Quelle cifre sono basse, ragazzi. Allora dipende poi dalle cripto che andate a scambiare. Se scambiate Bitcoin, Ethereum va bene, ma se scambiate altri token, a volte si trovano dei volumi giornalieri di 200 milioni mila dollari, ragazzi. 200 mila dollari, cioè non lo fa, non so come dirvelo, sarà il fatturato di medio world di una settimana, cioè è giusto per capire di uno store di un paese, di un paesino, cioè no, è troppo poco, non c'è liquidità anche sui layer 2 o pseudo layer 2 di Ethereum. Bisogna andare dove c'è la liquidità quando c'è una crisi, ragazzi. Bisogna stare dove c'è l'acqua, dove c'è la possibilità di muoversi, di scambiare. Se avviene un altro shock e crollano i mercati, questi protocolli che hanno già una liquidità scadente si vanno a dimezzare ulteriormente. Praticamente non scambiate più perché non hanno più liquidità. Questo è un problema, assolutamente. Va considerato quando avete anche le stable. Quindi al momento io starò su S20, BSC è qualcosina rimasta su Polygon. Ovviamente S20 ha l'80-90% di quello che ho, il resto ce l'ha BSC, è qualcosina che mi è rimasta su Polygon, se mi serve per qualcosa la lascio. Poi DeFi zero, nessun investimento, niente, proprio al momento niente, aspetto la chiusura dell'annuale e poi vedo. Invece poi per quanto riguarda la questione appunto dove metto le stable, allora, e interviene proprio FTX in questo caso, ragazzi. Perché? Perché attraverso il merge di FTX con il suo ex Blockfolio, quindi FTX versione Blockfolio, c'è la possibilità di mettere a rendita il dollaro, che è fondamentale. Adesso sto accedendo, diciamo, al mio conto, così vi faccio vedere, e mi chiede sempre il 2FA e quant'altro. C'è la possibilità, ragazzi, di andare a mettere semplicemente depositati le cripto, le USD, e vi danno l'8/5% sopra 10.000 che sia. Allora, questa cosa è utile perché intanto ci sono due motivi principali, ragazzi, vi faccio vedere dove stiamo qui, eccolo qui. Allora, FTX, andate qui, ragazzi, poi c'è un meccanismo per fare il merge, magari vi pubblico una guida come si fa, dopodiché qui sulla questione del subaccount si vanno a vedere, c'è il subaccount FTX app. Adesso non ve lo apro perché io ci ho messo tutto quello che avevo in USD, anche che dirò, non ve lo apro, quindi è inutile che ve lo chiedete. Però nel momento in cui fate una cosa del genere, praticamente mi stanno dando quelle che sono i rendimenti sui dollari. Ora, perché detenere delle liquidità su un exchange? Lo stesso vale per Binance, lo stesso vale per Crypto.com nella parte earn. Perché se io detengo dei dollari che sono pronti anche a rientrare su un mercato se qualcosa dovesse girare positivo, e nel frattempo su quei dollari non vincolati tu mi stai riconoscendo del rendimento, allora quello è un vero rendimento, perché io sono flessibile in un ambiente che comunque terrei i miei dollari lì pronti per il trading o gli investimenti. Quindi non sto aumentando il livello di rischio che già avevo precedentemente. Se io detengo i soldi su FTX e
ci faccio il trading o gli investimenti, li ho scambiati in dollari perché sono uscito, come molti poi sono usciti, e poi cosa faccio? Li tengo in un conto che mi dà un po' di rendimento in più. Questo è un vero rendimento, perché nel momento in cui io voglio ritornare a comprare, a fare trading, lo posso fare facilmente. Stessa cosa Learn di Binance, se non che Binance è un pochettino più macchinoso su certe cose, perché non basta spostare e basta. Io ho i BNB per esempio su Binance, li metto sempre a rendita, però cercare una rendita è un po' incasinato anche lì, perché Binance è un po' più grosso, c'è tanti tanti servizi, quindi ci può stare. Comunque entrambi gli exchange sono ottimi per questo tipo di discorso, anche perché sono i due più grossi in termini di volumi, è un po' un minimo di tranquillità in più ce la danno. Sempre rischio è, ragazzi, ma non certamente il rischio di una DeFi. Questo è il discorso. Adesso domani falliranno gli exchange. Vabbè, detto questo, in linea di massima, secondo me questo tipo di momento va gestito così. Quindi i dollari sono in rendita su FTX per quanto mi riguarda, Binance e Bitfinex. Vi dico anche un'altra cosa, perché Bitfinex ha una funzione del funding che vi consente di prestare i soldi, insomma, di avere rendimenti accettabili, anche lì svincolabili in pochissimo tempo, che i prestiti durano poco, insomma, eccetera. FTX è più semplice di tutti, quindi se volete provare, utilizzate FTX, vi lascio il link, ragazzi, e vi regalo la maglietta, questa maglietta, no, questa, che bella, questa maglietta è figa, ragazzi, oggi me la, non l'ho mai messa, ho detto, oggi me la metto. Detto questo è un ottimo modo di sopperire al problema attuale. Poi, ora, meglio l'exchange o le SeFi? Allora, le SeFi sono più complete, perché il concetto della SeFi è che nelle SeFi abbiamo i rendimenti per tutte le cripto, i rendimenti sono più alti, sono dedicati a quelle cose lì. Ovviamente però abbiamo visto il problema di Nexo, di Celsius, e l'intervento di Nexo a cercare di recuperare il recuperabile, proprio tentando di salvare l'azienda Celsius, che ancora non si sa più o meno quello che succederà, ragazzi, ok? Allora, Trader BTC dice sì, devono essere collegati, sì, certo. Allora, lo sai che io l'ho fatto un po' di tempo fa, quindi adesso non mi ricordo proprio la procedura, però poi devi andare in alto a destra, cliccare merge dei due conti che hai, e ti appare FTX app. Però ci sono anche delle peculiarità che vanno seguite, per cui facciamo così, ragazzi, io adesso faccio una mini guida, la pubblico sul canale Telegram, così magari chi di voi ha un po' di dubbio se la vede lì, perché ci sono delle cosettine da andare a verificare. Per esempio, non dovete avere attivo il margine sul conto FTX app, quindi quello dedicato al rendimento. E insomma, dovete fare delle cosettine, dovete abilitarla dall'applicazione di Blockfolio, ex Blockfolio. Vi faccio una guida e la pubblico lì, così facciamo prima. Stiamo parlando delle SeFi, ragazzi. Allora, la questione SeFi è legata a un concetto molto semplice. Le SeFi probabilmente esposte eccessivamente al rischio, come Celsius e altre che sono magari più piccole, hanno problemi, ragazzi, perché il problema delle SeFi è legato a questa cosa qui: come sei capace di utilizzare il denaro. Allora, le SeFi che sono? Sono dei moderni fondi, ragazzi, chiamiamoli così, è improprio, però sono delle società che gestiscono i nostri fondi, li gestiscono per noi. Loro si tengono un margine, cioè il business di una SeFi è questo, ragazzi: io ti do 100k, tu prendi questi 100k, li investi, ci fai il 7%, dico per dire, e a me dai il 5% sotto forma del tuo token, così diciamo l'hai emesso, ti sei autofinanziato, e tu ti tieni invece il rendimento che riesci a creare su quella criptovaluta, per esempio dollari o bitcoin o ethereum. In questo modo, con questo meccanismo, loro guadagnano uno spread sulla liquidità totale che hanno in gestione e riconoscono il rendimento ai prestatori di liquidità, che sono gli investitori. Il business più vecchio della storia, perché Poste Italiane, ragazzi, faceva questo business con i titoli di Stato e i buoni fruttiferi, non so se lo sapete, ma
anni fa, adesso non è più tutto così, però anni fa nei buoni fruttiferi della posta c'erano i BTP. Allora cosa faceva la posta, ragazzi? Prendeva i BTP Italia, li metteva dentro un pacchetto giuridico che chiamava buono fruttifero, il BTP alla posta rendeva il 10% e al cliente posta dava il 4% solitamente e il 6% se lo teneva la posta. Cioè, era una sefa, cioè la stessa cosa. Il business è uguale, poi cambia il termine, è un po' più... è un po' diverso ovviamente, no ragazzi, un po' per strapatizzare lo sto facendo, però è carino insomma pensarla così. Ora il problema è, ma tu dove li hai messi questi soldi? Perché la questione della SFI, i rischi di una SFI quali sono? Uno, scappano col malloppo; due, vengono hackerati perché le norme di sicurezza dei wallet eccetera non riescono a controllare gli hacker che vogliono entrare, li colpiscono e li mandano al KO; tre, sbagliano gli investimenti. Ah, ma davvero, ritorniamo di nuovo il problema di sempre, cioè il trading investimenti, sbagliano gli investimenti. Se sbagliano gli investimenti, perché magari eccedono nella leva, eccedono nei rischi, ragazzi, sono come un gestore che ha sbagliato investimenti, cioè vengono liquidati e ciao ciao, con le mani ciao ciao. Cioè questo è il discorso, ragazzi, perché non c'è un'altra questione aperta. Quindi anche qui, bear market, un bel test nel far comprendere a questo mercato che poi non devono rischiare tantissimo, perché poi vengono liquidati e come. Allora, prima questione, la questione dei collaterali. Tutti i crediti di una SFI sono collateralizzati oppure andata in leva e quindi detiene crediti, non so, per... scusate, debiti per 200 e crediti per 190, allora non li hai. Insomma, ok, se li hai sono liquidabili. Dove li hai? Perché se hai dei crediti e hai un asset nel tuo stato patrimoniale che è, non so, è una cripto, si svaluta, quindi perde valore. Quindi se io ti ho prestato, non so, dollari e tu con quei dollari hai comprato Bitcoin e Bitcoin si è dimezzato, ora io sono sempre creditore di 100.000 dollari, per dire, ma tu non li hai più perché hai comprato Bitcoin e Bitcoin si è dimezzato. E quindi non sono più dollari quelli, cioè non hai più 100.000 dollari miei, ne hai 50.000, ragazzi. A questo punto dove li prendi? Allora, questa è gestione del capitale. Quindi le SFI rischiose sono quelle che gestiscono il capitale con strategie che non tengono conto del bear market e utilizzano molta leva finanziaria e vanno su prodotti iperspeculativi. Solitamente quelle che danno un tasso di rendimento molto alto sono le peggiori, però è anche legato al discorso di come dai il rendimento. Per esempio, se il rendimento viene dato nel token proprietario, in realtà è meglio, perché ragazzi, il rendimento dato delle SFI è il costo della SFI, cioè la SFI paga per avere il capitale, quindi per avere il capitale ti paga il rendimento. Quindi se io il rendimento te lo pago in un token che in realtà io ti dico che è il 5%, ma poi si svaluta e dopo un anno è la metà, io ti ho dato il 2, non ti ho dato il 5, ok? Quindi è farlocco anche questo, quindi bisogna comprendere un po' questa cosa. Se vi danno il rendimento nel token USD e vi danno USD, allora il rendimento è quello, ma se io il rendimento te lo do nel mio token che oggi vale 100 e alla fine di un anno che io ti dico che ti do il 5, quello vale 50, io ti ho dato il 5% di una cosa che si è dimezzata e quindi non, cioè, non ti ho dato la stessa cifra. Fermo restando che su questo c'è un trucchetto, soprattutto nei bear market, perché, che a me piace, e lo sto facendo su Nexo, perché il trucchetto è semplicemente che quando il token proprietario della SFI o del protocollo DeFi si è svalutato tantissimo, forse conviene farmarlo proprio in rendita senza venderlo. Per esempio, nel caso di Nexo, farsi pagare i rendimenti in Nexo e tenersi in Nexo che sono crollati a picco. Quindi invece di andarli a comprare, magari io me li farmo, me li tengo là, fermo restando i rischi. Allora, poi c'è una questione legata al gioco vale la candela. Molto semplice, ragazzi. Il gioco vale la candela sulle SFI, e questo è personale, ve lo dico proprio chiaro. Comunque, Nexo ha il favore di Trust Explorer di Armanino, che gli dà la possibilità di farci vedere in tempo reale che è tutto backed, quello che riguardano i customer liabilities, che sono tutte backed, e quindi teoricamente basta andare a guardare questa roba qui che si è ridotta di valore, perché gli asset si sono ridotti di valore come nel mercato della DeFi. Anche questa si è dimezzata, ragazzi, un po' meno, 30%. Però ci sono
hanno avuto tante fuoriuscite, chiaramente anche loro, però in realtà questo è quello che ci dicono. Quindi un pochettino sembra essere meno rischioso una SeFi che ci mostra un po' quelle cose lì. La soluzione migliore sarebbe capire dove le hanno messi e soprattutto come sono creati gli attivi delle loro, cioè dove sono i soldi, ragazzi, questo è il discorso. Però non lo pubblicheranno mai, così come Tether non pubblica mai dove ha garantite, cioè dove ha backed i dollari che emette, e questo insomma ci può stare. Allora, cosa può succedere a una SeFi durante un ulteriore crash o un eventuale bank run? Allora, Celsius bank run, non avevano i soldi, chiudono i ponti, vi staccano la liquidità. Crash del sistema, se loro non sono collateralizzati uno a uno, ma hanno usato leva, ragazzi, per esempio, come vi ho spiegato prima, si sono presi i dollari da voi, hanno comprato criptovalute, crashano le criptovalute, voi restate con il credito in dollari, loro non hanno più i dollari da darvi. Quindi questo è un problema, fallisce il sistema, a meno che non trovano nuove liquidità. Quindi in questo momento bisognerebbe chiedersi, queste SeFi sono investite in cripto, in hold, che cosa hanno, dove hanno comprato? Perché se voi gli avete dato Bitcoin e loro li hanno trasferiti e cambiati in dollari, va bene, hanno guadagnato, ragazzi. E quindi a voi vi devono, non so, gli avete dato un Bitcoin a 50.000, a voi adesso devono 20.000, però gli altri 30 loro magari l'hanno switchati con dei sistemi di trading, degli investimenti di gestione che hanno loro, l'hanno switchati a 40.000 e adesso loro hanno guadagnato 20.000. Questo è il discorso. Quindi vi garantiscono il rendimento e sono anche in profitto. Allora, questo è il discorso. È tutto qui. Come gestiscono i capitali? Nessuno lo sa. Nessuno non ce lo dicono. Quindi bisogna fidarsi un po' delle apparenze. Al momento io direi che in SeFi io qualcosina ancora ce l'ho su Nexo, o ancora gli Yieldapp, qualcuno di voi l'ha chiesto, o dei Bitcoin su Yield. I Yield, proprio il loro token, anche lì devastato, diciamo, dal bear market, ma anche quello di Nexo, stessa cosa. Non faccio altre SeFi al momento prediligo FTX come deposito in dollari e i miei trading system, non ve lo nascondo, ragazzi, preferisco fare operazioni di spread trading con la mia nuova strategia, quella che alcuni di voi conoscono, perché mi dà il rendimento che ottengo su questo tipo di prodotti, SeFi o DeFi che sia, me lo dà addirittura in pochissimi giorni, se non qualche settimana, se tutto va bene, ovviamente, ma comunque sono delle strategie estremamente oculate, precise e poco volatili. Quindi se riesco a creare un rendimento con il trading è molto più sicuro, ragazzi, di questa roba qui. Intanto rischio molto di meno, perché non ho dato fuori dagli exchange il mio capitale, quindi se lo devo tenere in exchange vado in FTX, se lo devo tenere in DeFi no, al momento, perché la DeFi è troppo immatura in questo momento, se lo devo tenere in SeFi solo le top che magari come Nexo mi mostrano queste cose, e su Celsius ne avevamo parlato già da tempo, avevo chiuso ogni cosa da mesi, mesi e mesi, scherzosamente l'avevamo detto anche a Miami con gli amici del cartello, e ne avevo parlato insomma anche con voi. Per il resto, ragazzi, funzione earn di crypto.com va bene, però anche lì, ragazzi, 3 mesi bloccati dollari no, perché se finisce un ciclo annuale e ne inizia uno, e magari quello buono, noi lo sappiamo, io non credo che sia così, ma non è detto, ragazzi. E io voglio due Ethereum, le voglio comprare magari, poi avete le USD bloccati, ragazzi, in un bear market non dovete avere liquidità bloccata, non la dovete avere bloccata, né in cripto né in dollari, dovete essere veloci, semplici, proprio istantanei. Quindi va bene FTX per questo, perché io deposito lì e li uso comunque in 30 secondi se mi servono. Questo è fondamentale, e anche Nexo mi piace per questo, io ve lo dico proprio chiaro, perché Nexo io l'ho utilizzato diverse volte, perché switcho da cripto a dollari, e questo è, sì, si paga tanto rispetto a un exchange, e se devi switchare tante volte non conviene, però in un modo o nell'altro mi dà la possibilità di chiudere le cripto in stable. Io prima su Nexo, ragazzi, avevo Bitcoin e Ethereum, adesso ho solo stable, quindi il discorso è che mi ha dato la possibilità all'interno della piattaforma di poter fare change. Non ho mai bloccato le mie cripto, neanche mi sognavo lontanamente di bloccarle neanche per un mese, assolutamente no.
quello e in un bear market non lo fate. Quindi questo secondo me sono i miei consigli e quello che intendo fare. Riduco sicuramente tutte le esposizioni a questo tipo di prodotti, protocolli, e faccio sì che tutte queste questi investimenti, ragazzi, debbano avere un senso, cioè devo avere del rendimento, devo avere flessibilità, devo non rischiare quasi niente, cioè il meno possibile. Ragazzi, i protocolli, i servizi devono essere a vostro favore, non a loro favore. Cioè, quando voi gli prestate i soldi, sono loro che devono a voi, altrimenti glieli do in banca, ragazzi, ok? Così mi fanno pagare anche le commissioni perché ho depositato. Cioè, allora, se no, che mondo è questo qui? Mi compro un titolo di Stato, guadagno il 4% e fine. Cioè, me lo blocco da qui ai prossimi 10 anni e il 4% ma è un titolo di Stato. Va bene, ragazzi? Si fallisce l'Italia? Sì, assolutamente. Tanto, insomma, per chi vive ancora in Italia, ragazzi, fallisce l'Italia, vi prendono i soldi alla banca, ve lo dico proprio chiaro, capito? Se fallisce lo Stato italiano, si prendono le vostre liquidità per pagare i debiti. Quindi, quantomeno... comprate il titolo di Stato, lo rischiate di meno, perché se cioè, il titolo di Stato neanche ve la prendono la liquidità, perché gliel'avete già prestato i soldi, quindi la prendono gli altri per pagare voi. Vabbè, dai, scherzo a parte. Va bene, allora, detto questo, fatemi sapere anche voi un po' che cosa state facendo. Mi dispiace un po', perché moltissimi magari avranno l'idea di fare la questione della DeFi e bla bla bla. Io in questo momento sono negativo e contrario, perché il primo evento di consolidamento, e poi soprattutto la DeFi è pericolosissima per la questione legata al fatto che magari qualche regolamentazione, se c'è qualcosa dietro a questo crash che non vediamo, ragazzi, sarà tutto lì a bastonare in faccia, perché magari se sta da fastidio questo settore, lo vogliono annientare, faranno di tutto e di più. Questo, insomma, io non credo che sia così, ve lo dico in maniera molto chiara. Al momento però non conviene... non conviene in nessun modo stare su questo tipo di settore, a meno che non riconosce rendimenti intorno al 30-40%, ragazzi. Io per esempio ho dei cake messi a rendita prima a 150, ora 90%. Secondo me una DeFi, ragazzi, meno del 90% di rendimento, cioè dammi il 90% di rendimento, anche perché il token non si sa neanche se esiste quando finisce questo rendimento. E cioè, fammi vedere, magari riesco a fare il 3% alla fine dell'anno, perché, capito, tra quello che perdo e quello che guadagno, magari riesco comunque a fare un po' di rendimento. Mi piace invece l'idea che sia possibile creare questa mini strategia, per esempio, ragazzi, di farmare dei token che sono colati a picco, per esempio Cake, giusto per intenderci. E cioè dei token che si poggiano comunque su delle chain che sono delle chain importanti, e quello non è male, è una bella idea. Lo stesso token di Nexo, lo stesso token CRO, lo stesso token di Binance, vabbè, BNP, insomma, serve a mille cose, quindi più farmate BNP meglio è. E questo non è stupido, ragazzi, perché io vengo pagato, per esempio, vi faccio l'esempio: se io deposito $100,000 e vengo pagato in token Nexo, e mi devono dare il corrispettivo del rendimento di dollari in Nexo di oggi, che vale magari l'80% in meno. Questo significa che se il mercato bear finisce, quello che sto farmando adesso, probabilmente fra X anni, vale molto di più di rendimento, perché loro mi hanno dato il 10% dei miei dollari in token. Ragazzi, siccome il token è crollato del 90%, è difficile magari che si azzera, a meno che non fallisce, ma è possibile che nei prossimi anni quel 10% raddoppi e quindi diventi il 20%. E quindi la strategia di utilizzare dopo un bear market, alla fine di un bear market, e di farmare i token di protocolli DeFi o SeFi, che sono interessanti, quelli stabili, è molto intelligente. Questa è una strategia intelligente, perché è speculativa, chiaramente, perché voi state rischiando, però vi portate a casa un token e una quantitativa di token molto alto, perché vi devono dare il corrispettivo dei dollari. Quindi se voi avete messo cripto, no, non funziona questa cosa, ma se voi avete messo dollari, siccome i dollari sono fermi, restano uguali, quando vi danno token, ve ne danno veramente tanti, ragazzi, se sono crollati i token, e quindi è conveniente.
niente, questo è un pochino, insomma, se la volete utilizzare. Va bene, ok, andiamo a vedere i grafici, gli ultimi 10 minuti, vediamo un pochettino la questione, ragazzi. Intanto sparate qualche domanda, anche se ne avete, da questo punto di vista, e vediamo, ok? Ok, allora ragazzi, questo è il grafico che abbiamo visto ieri del CME di Bitcoin. Come vedete, in questa fase qui sembra proprio iniziato, diciamo, teoricamente l'ultimo ciclo mensile di quest'annuale, che dovrebbe poi andare a chiudere, è un bimensile a dire la verità, quindi dovrebbe essere una parte, cioè questo rialzo, ragazzi, dovrebbe essere il rimbalzino del gatto morto. Può anche salire magari fino a qui. Allora, io vi dico, in Academy abbiamo una posizione long in perdita di trading, ovviamente, soltanto chiuderà fra 4-5 giorni è in perdita perché è intorno al prezzo medio 25, più o meno qui. Ovviamente se arriva a 25 ce la liquidiamo, perché fa parte di una strategia che ragiona su alcune tecniche. Poi la riutilizzeremo anche a luglio. Però che vi dico io che ci credo in questo rialzo? Non tanto. Poi il mercato può stupire, a volte stupisce, ragazzi, anche da questo punto di vista. E il rimbalzo sembra di un ciclo mensile. Questo qui è il discorso. Ora, un ciclo mensile, ragazzi, è un ciclo mensile, non è che, voglio dire, un ciclo mensile di un annuale ribassista, quindi è ribassista. Non è difficile che sia al rialzo o che duri moltissimo. Andiamola a vedere anche sul classico grafico. Allora, se ipotizziamo che qui si sia chiuso il mensile al minimo proprio del 12 di maggio, teoricamente, vedete, qui siamo a 36 giorni e quindi ci sta perfettamente nella chiusura del nuovo ciclo mensile. Sembrerebbe così, avremmo più conferma sopra i $24,000 se lo fa. Può farlo $24,000, ragazzi, perché in realtà si va a posizionare nelle due medie e quindi si posiziona anche in quest'area qui, che è fondamentale. Può posizionarsi qui, perché no, e successivamente poi vedere, insomma, una fase finale. Allora, qualora questo ciclo mensile fosse chiuso qua, salvatevi la data, perché è il 18 di giugno, quindi potremmo andare più o meno intorno a fine luglio con questo ciclo mensile, e poi dovremmo avere l'ultimo finale che ci porta a fine di agosto circa, più o meno, insomma, una cosa del genere. Questo dovrebbe essere la struttura di Bitcoin. Di solito, ragazzi, alla fine di un annuale i cicli non vengono mai rispettati come macchinette svizzere, perché un po' è banale, no? Così troppo semplice, quindi il mercato un po' anticipa qualcosina, quindi non è detto che vedremo questi due mensili ribassisti disegnati per farvi capire in questo modo, non è detto, potrebbe fare anche una cosa del genere, poi fare una lingua di Bayer e poi rifare una chiusura, adesso no, sempre non mi meraviglierebbe, devo essere sincero. Anzi, sarebbe tutt'al più molto interessante, e l'unica cosa è che al momento questo è semplicemente un rimbalzo, quindi è vero che il mercato è salito parecchio dal minimo, che però è stato fatto sabato domenica, quindi abbiamo fatto 22 punti dal minimo, però ragazzi è un rimbalzino. Qui da un punto di vista di analisi tecnica non è invertito assolutamente niente, tanto è vero che siamo addirittura sotto i 24, quindi primo step, se ci arriva, è questa zona qui. Quindi 23, più o meno 24, 23, 24, questa zona centrale fra quelle due medie che tra un po' si assottiglieranno. Quindi questo è l'attuale momento. Andiamo a vedere anche Ethereum, che magari dà qualche segnale differente. Anche lui comunque vedete sempre sotto. È rimbalzino, ragazzi, questo è un rimbalzino. Questo è il semestrale qui su Ethereum. Stiamo vedendo il ciclo semestrale ribassista. Anche qui... anzi, facciamo una cosa, ragazzi, che non l'abbiamo fatta, andiamo a disegnare altri eventuali supporti di ETH che possono essere interessanti. Allora, questi sono gli altri due,
qui in mezzo non c'è niente. Il vero problema è che c'è qualcosina qua che però è di scarso livello, quindi non mi focalizzerei molto su questo livello qui. Cioè, in sostanza, ragazzi, è come se Ethereum avesse breccato quello che è il suo livello di supporto più importante, quest'area qui, che andava da 1.300 a 1.000. Adesso sta facendo un pullback, un pull up, a dire la verità, dal basso verso l'alto, per poi atterrare definitivamente in quest'area. Un target 650-700 più o meno non è da escludere per Ethereum alla fine di questo ciclo annuale. Se le cose si mettono male, anche di più, però mi sembra un po' eccessivo. Comunque, se le cose si mettono male, possiamo arrivare qui dentro. Mi sembra un po' eccessivo, però sei, insomma, questa zona è raggiungibile, ragazzi, assolutamente raggiungibile per quanto riguarda ETH. Va bene, detto questo, passiamo alle domande. Allora, vi ho stonato oggi, ragazzi, lo vedo dagli atteggiamenti vostri che in questo momento sono assoleggiati. Passiamo alle domande e vediamo un po'. Avessi 20 anni farei un gruppo punk e lo chiamerei Death Cat Bones. Avessi 20 anni e negli anni 90 però, perché se fai un gruppo punk adesso non so se serve qualcosa. Il gruppo punk lo devi fare negli anni 90, Henry. Vabbè, allora, Eagle contro BTC è molto forte. Lo sai che non l'ho visto, quindi andiamolo a vedere. Eagle contro BTC, vediamo. Eccolo qui. Allora, sì, è abbastanza forte, tra le altre cose, mi è sfuggito, non l'ho visto, probabilmente è iniziato un nuovo ciclo, quando fa questa roba, di solito inizia degli cicli. È interessante anche questa cosa, per esempio, da controllare, perché evidentemente qui è stato chiuso qualcosa. Facciamo un po' un calcolino interessante, andiamolo a vedere dai precedenti minimi, vediamo cosa sta facendo, e da qui a qui abbiamo 5,74, un pochino troppo, vediamo da questa zona qui, e ci siamo, sì ragazzi, potrebbe essere stato chiuso un biennale, quindi interessante anche da guardare, perché no? Solitamente, ragazzi, quando i mercati fanno roba del genere, hanno chiuso dei cicli. Ora, siccome l'ultimo è probabilmente iniziato qua il 21 a giugno, diciamo, su Bitcoin, lo dico perché i cicli lo scorso anno sono iniziati tra maggio e luglio, quello di Luna per esempio era iniziato a maggio, e quindi questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo ciclo annuale per Eagle contro Bitcoin. Attenzione che il precedente è stato al ribasso, è stato un ciclo ribassista anche se di poco, perché vedi, ha sfasato questa zona qui, l'ha sfasata, l'ha breccata e ha chiuso questo ciclo. Quindi se dovesse essere un nuovo ciclo, bisogna capire se riesce a stare su, perché intanto dovrebbe arrivare qui sopra, breccare questa zona e, insomma, disegnare un bel trend. Se non supera questo livello, attenzione, perché potrebbe essere il pump dei prossimi 2 mesi, 3 mesi, e poi diventa un must short, cioè diventa una bellissima operazione short da qui, per esempio, per andare poi in chiusura del suo ciclo naturale nel 2023, tipo una cosa, adesso sto facendo una cosa del genere, vedi? Quindi qualora adesso qualcuno di voi si salva questa foto, poi l'anno prossimo la mettete nel dipinto. Allora, nel momento in cui non fa un bel pump, attenzione alla configurazione di un nuovo ciclo ribassista da questo minimo, quindi Eagle interessante in questa fase per la forza relativa maggiore che ha verso Bitcoin, si potrebbe inserire in un'operazione appunto di spread interessantissimo. Va bene, andiamo avanti. Cosa ne penso di Uni, anche lì non la vedo da una vita. Allora, sarà anche lei disastrosa, infatti. Andiamo a vederla contro BTC. Andiamo a vederla contro BTC, interessante, però anche lei forza relativa ampia.
quindi evidentemente anche Uniswap ha chiuso un ciclo contro Bitcoin. Perché queste pump così, ragazzi, è un cambio trend, quando non è portato dall'intero mercato, probabilmente si configura come una chiusura del ciclo. Vedete, qui Uniswap l'ha chiuso probabilmente a maggio dello scorso anno, quindi qui siamo nella nuova ciclo annuale. Vedete cosa fa un ciclo annuale, giusto per capirlo, magari lo stiamo vedendo su altri token. Qui ho chiuso o su questo minimo, su questo, secondo me più su questo, ed è iniziato un nuovo ciclo annuale, ragazzi, quindi anche qui il ciclo annuale fa questo movimento, fa il pump iniziale. Il problema è che anche Uniswap, come vedete, il ciclo annuale è fortemente ribassista, quindi questa è la parte di pump. Attenzione, perché anche questo, se continua il trend di lungo periodo con Bitcoin, poi va a breccare il minimo e scende. Comunque, in questa nuova parte può essere utilizzata molto interessante come forza relativa. Guardate che forza relativa contro Bitcoin, molto interessante. Va bene anche questa. Andiamo ad altre cose, ragazzi, non mi fate vedere solo grafici. Cosa ne pensi di FTX, che ha fatto il bailout di BlockFi con 250 milioni di dollari? Allora, guarda, voglio approfondire un po' la questione, perché parlarne così un pochettino devo comprendere meglio delle cose. Per esempio, BlockFi non la uso da un sacco di tempo, quindi non l'ho seguita per un po', ma sicuramente, insomma, FTX sta facendo delle ottime, diciamo, politiche, ecco, chiamiamole così. Vediamo come andrà questa situazione, ma devo approfondirla, ti direi una bugia, perché non si può analizzare cosa ne penso così senza guardare i dati e cercare di comprendere quello che è invece il fondamento di un'operazione del genere. Quindi bisogna approfondire la questione. Mi pare di capire che la ciclica ci dice che questo piccolo relief ci indica che il bear market non è superato. No, che è superato, Gianluca, per niente. Allora, questo è un rimbalzo, poi bisogna ricreare un trend, o avere magari una base di fondo e poi capire, insomma, un po' la questione. Ecco, questo è il discorso. Quindi adesso il discorso legato alla questione in pratica della, scusate ragazzi, stavo guardando un grafico, fine di un bear market con una V, mi sembra un po' eccessivo. Di solito i bear market non finiscono una V, non i bear market di questo tipo, il bear market con una struttura tipo la pandemia, allora sì, perché c'era proprio un danno, ma bear market di solito non finiscono con una B, cioè c'è sempre tempo per ricalibrare il tutto. Va bene, ragazzi, dovevo studiare almeno le basi di analisi ciclica, però comprati il libro di Migliorino e i cicli di Borsa, è vecchissimo, chiaramente le basi sono lì, insomma, scritto bene, Migliorino, è uno dei personaggi italiani più esponenti, famosissimo, insomma, non c'è più, non è più in vita, però è sicuramente grazie a lui che la ciclica in Italia è venuta, si è evoluta. Alcuni amici mi hanno parlato di Dipto, cosa ne pensi? Non ne conosco minimamente, Nickton non lo conosco, non l'ho mai vista, quindi non saprei cosa dirti al momento. Allora, Mauro, come ti posizionai sugli NFT? Nessuno NFT, molto semplice, così mi posiziono. No, allora, su una eventuale ripresa sono un po' indeciso. Ti dico francamente, mi piace il settore della gaming. Metaverse e NFT sono molto in dubbio, forse sposo un po' la questione Bill Gates. Non lo so, ragazzi, non mi piace almeno questo settore al momento. Mi piace di più quello gaming, ma non ci metto un dollaro fino a quando non ho idea che il bear market sia alla fine. C'è un problema di natura macroeconomica, la Federal Reserve non ha finito il suo compito, non l'ha neanche iniziato, quindi andare oggi a espormi su mercati di questo tipo mi sembra eccessivamente rischioso. Poi magari fanno più 1000 entro un anno, amen, me ne farò una ragione perché non ci sono andato, ma al momento non ci sono dati fondamentali che mi facciano percepire che questo bear market sia finito. Quindi
non credo sia una politica giusta andare a investire su questo tipo di sistemi. Va bene, ok. Ragazzi, io intanto vi ringrazio, grazie a tutti e noi ci rivediamo poi nella prossima. Stavo leggendo anche sui GameFi, gaming lo si vedrà nel 2024, ma sì, perché no, 2024 ci può stare. Comunque anche questi settori devono assolutamente diventare un pochettino più consolidati, cioè avere delle fondamenta che abbiano, diano un senso a questi token, ragazzi, non la mera pubblicità. Ci vuole un po' di tempo, io la vedo così e ci può stare. E Mauro, per te ha senso di essere un pack su SP o è presto? Sì, ha senso, ti dico francamente. A differenza delle cripto, il pack sui mercati hold ha un senso. C'è una differenza enorme su un future di Bitcoin, per esempio, sullo spot di Bitcoin e su un ETF di diversificato hold come S&P 500 o Nasdaq 100. C'è una differenza abnorme, quindi se tu fai un pack sull'ETF ha un senso, se lo fai su BTC è diverso, se lo fai sulle cripto non c'entra niente con questa roba che stai facendo qui. Quindi sì, ha senso su S&P 500, ovviamente che abbia un orizzonte temporale di almeno 15 anni. Quindi ricordi che il mercato hold non ragiona a scaglioni inferiori a 5-10 anni minimo, e un pack deve essere quindi almeno 15. Va bene, ragazzi, intanto io vi ringrazio. C'è una domanda sul mio corso, sto affrontando il corso 2.0 dato che sono alle prime armi e non ho alcun capitale in cripto per il momento, mi conviene aspettare questa pulizia del mercato? Sì, però come ti spiego nel corso devi fare esercizio. Per fare esercizio devi fare trading intraday o in qualche settimana, usa un paper trading, quello di TradingView, se te lo fanno usare, oppure metti $100, te lo dico proprio chiaro, e fai 4 operazioni per testare, fa parte del corso. Mi raccomando, non iniziare a investire quando vuoi iniziare a investire. Inizia prima con del capitale che vuoi perdere totalmente, che userai solo e esclusivamente per fare esercizi e basta. Quindi usa il paper trading e poi prova con $100 a fare 4 esercizi cercando di non perdermi. Ok, fai questa cosa qui. Sviluppa il trading plan come da lezioni, tutto quanto, fai gli esempi e poi pratica. Esempi e pratica. Sbaglia mille volte. Se non sbagli non impari un tubo. E soprattutto se non lo fai prima di una ripresa dei mercati non avrai la lucidità mentale e la forza del capitale emotivo per poter salire su una eventuale ripresa. Quindi siccome sei in tempo in questo momento che stai studiando in questa fase che è la migliore di tutte per studiare, però fai anche gli esercizi, perché altrimenti ok che non investi adesso, però poi quando devi andare a investire, quando è il momento giusto, non sei pronto. Quindi mi raccomando gli esercizi. Va bene, ok? Ciao a tutti! Ragazzi, ci vediamo nella prossima live. Io questa settimana non so se riuscirò a fare altri video che sono fuori e vediamo cosa riesco a fare. Sempre figo, magari un altro lo faccio. Ciao a tutti!